Fratelli carissimi, questo brano del Vangelo la Chiesa ce lo regala oggi che è sabato, Shabbat, il giorno del riposo, il giorno nel quale Israele rientra in una comunione profonda con il suo Creatore, nella dipendenza dal suo Creatore. Lo Shabbat è il giorno in cui non si può fare nulla, perché ogni lavoro è proibito, perché il riposo è il sigillo dell'alleanza, della Berit, cioè della comunione profonda, esistenziale dell'uomo con Dio, del figlio di Israele inserito nel popolo con il suo Dio. Perché è il riposo? Lo vediamo nel libro della Genesi, nella creazione. Dio stesso, dopo aver creato l'universo, dopo aver creato l'uomo, riposa egli stesso dalle sue opere. Nella lettera agli Ebrei dice: affrettiamoci anche noi a entrare in questo riposo, nello stesso riposo che era la terra promessa, che era il compimento delle promesse, il compimento dell'esodo, il compimento della liberazione, la terra nella quale scorrono latte e miele, il latte della misericordia e il miele dell'amore tra i fratelli, anticipo del cielo che sarà il riposo eterno. Questo riposo è proprio il sigillo, è il compimento dell'alleanza. Dio ha fatto tutto perché l'uomo riposasse in lui, perché l'uomo riposasse nella sua volontà, perché non c'è altro riposo nell'uomo che quello che ha trovato Gesù Cristo reclinando il capo sulla croce. Quello è il riposo vero. È lì che Gesù ha compiuto lo Shabbat, quando spirando ha reclinato il capo sulla croce. Il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo, solo lo reclinerà sulla croce, che è il compimento totale, definitivo della volontà di Dio. E la volontà di Dio è la salvezza di ogni uomo. Quel corpo morto di Gesù Cristo è il segno del riposo. Quel corpo morto teso tra la passione, cioè tra le fatiche, e la risurrezione, il compimento. Quel corpo morto, l'obbedienza come un cadavere, che diceva Sant'Ignazio di Loyola per i gesuiti, quell'obbedienza, quell'amore sino alla fine, che è obbedienza sino alla fine, che è il fine della nostra vita, è stato il segno che Gesù aveva dato autorità a suo padre. Nel Getsemani la sua carne ha dato autorità a suo padre ed è entrato nel riposo. Allora il riposo, il compimento della tua vita, della mia vita, è un corpo morto, è l'obbedienza sino alla fine, è il riconoscere autorità a Dio Padre. Noi non possiamo, il peccato ce lo impedisce, siamo autoreferenziali, ci vogliamo autogiustificare, ci vogliamo autogestire, vogliamo la autonomia, vogliamo dare autorità a noi stessi. Dare autorità a noi stessi significa dare autorità a chi ci obbliga a fare la sua volontà, che è il demonio, con le sue menzogne. Allora tu dai autorità a Dio, dai autorità a Cristo, se entri nella storia. Tu dai autorità a Dio e riconosci negli eventi della storia l'opera di Dio. Questo è impossibile, perché il demonio ci inganna, perché il demonio, come al solito, proprio dopo la meraviglia della creazione, proprio dopo la meraviglia del Shabbat, il demonio che ha perduto per superbia questa intimità, il riposo, ed è precipitato sulla terra, viene proprio a te nello Shabbat. Molte liti, molte angosce avvengono durante la domenica, vero? Durante il giorno di riposo. La frustrazione arriva al punto massimo, la tensione per la gita fuori porta, per i ragazzi, per i bambini e tutto quello, no? Per il pranzo dai suoceri. Perché il serpente sibila proprio davanti all'albero che era stato proibito, l'albero dell'obbedienza, no? Del bene e del male, l'albero della vita, l'albero che gli era stato proibito, l'albero su, di fronte al quale che esercita la nostra libertà, la libertà di obbedire o non obbedire. La vera libertà è obbedire. Non obbedire significa schiavitù. Per quello il demonio è proprio lì. Sibila laddove le cose sono più sante, laddove si gioca la tua libertà, laddove si gioca l'obbedienza, laddove si gioca la tua natura di creatura, la tua natura di figlio obbediente, come un bambino in braccio a sua madre, divezzato in braccio a sua madre, laddove si gioca il tuo destino, è lì che sempre sei preso, è lì che i ragazzi peccano, sì, nel sabato sera, nella domenica, allo stadio, dove sia, è lì, o la sera quando escono, quando c'è un riposo, è lì che si annida. Che cosa fai? Ma non solo, ovunque sulla porta dell'obbedienza, questa porta che dà sul nostro destino, che dà sul riposo, c'è sempre il serpente. E noi cadiamo, per questo non siamo felici, non siamo sempre insoddisfatti, frustrati. Allora, tutto questo è il Vangelo di oggi.
Con quale autorità fai questo? Con quale autorità hai sconvolto il Tempio? Con quale autorità tu vieni e sovverti le nostre regole? Ma tu sai qual è la tua regola? Ma tu sei un figlio di Israele? Ma tu sei un dottore della legge? Lo sai? Ma dovresti saperlo che cos'è il sabato. E Gesù si scontra sempre con il sabato, vero? Perché guarisce, perché compie miracoli. Nel giorno di sabato. E non dovrebbe, perché non è lecito amare nel sabato, perché il sabato è diventato una frustrazione, perché è diventato un tempio eretto al proprio ego, alla propria capacità di compiere le regole, ma è sempre lo stesso. Con quale autorità tu, Signore, vieni nella mia vita e mi fai che mia ragazza mi lasci, che mi venga questa malattia, che i miei genitori siano così, che nessuno mi capisca, che al lavoro è così, che sono stato bocciato, che ho un carattere terribile, che non sono alto 1,85 m, che il mio naso non è come doveva essere, che ho la cellulite, che ho un federone grandissimo, che non ho seno? Perché? Con quale autorità stai facendo questo? Perché? Il demonio ti ha già fregato davanti all'albero, davanti alla porta dell'obbedienza, quando c'è un evento, di fronte a te, a quello che tu sei, di fronte alla tua vita, alla tua storia, agli eventi. Il serpente è simile alla sua menzogna, la accetti e hai tagliato con il Signore, hai disobbedito. Disobbedire, no? Incapacità di porgere l'orecchio all'ascolto, non puoi più ascoltare, sei chiuso in te stesso e non riposerai più, non riposi. E trascini nelle tue angustie, trascini nelle tue nevrosi, nelle tue ire, nelle tue ribellioni, nelle tue mormorazioni, chi ti sta accanto. Ed è un inferno tutto quello che ti circonda. Anche se fossero le vacanze più belle in montagna, al mare, da te sognate durante un anno. Non studi, non obbedisci, sarai bocciato. La tua vita diventa un macello. Non studi, sarai rimandato. E ciao estate, devi passare sui libri. C'è una conseguenza, no? Bene, oggi il Signore viene con questa domanda. Di fronte alle nostre domande, lui ci rimbalza, come spesso accade, una domanda profonda. Nella tua vita ha operato Dio o no? Perché è questo il senso della domanda di Gesù. Il battesimo di Giovanni veniva da Dio, cioè era una profezia. Giovanni era un profeta, era una profezia del Messia, era l'annuncio, il precursore, era ciò che stava accompagnando il popolo all'incontro col Messia o no? Quello era il battesimo, no? Il battesimo di penitenza. Cioè ti sei convertito. Ti sei pentito perché hai riconosciuto in quel battesimo, in quella predicazione, in quei fatti concreti della tua vita, che come precursori, come Giovanni Battista, ti stavano, ti stanno accompagnando all'incontro con Gesù Cristo. Quel problema, quella situazione, quella malattia, quella difficoltà di relazione, quello che tu stai vivendo, pensi che venga da Dio o no? È Dio che sta operando nella tua vita o no? È Dio che ti sta mostrando i tuoi limiti perché tu possa finalmente abbandonarti a Lui, cercare Lui, consegnarti a Lui o no? Lo dice a te che stai nella chiesa, lo dice a te che forse non sei nella chiesa e stai bestemmiando un ipotetico Dio. Viene da Dio o no? È il suo amore che ti sta seducendo attraverso i fatti o no, come ha fatto con il popolo di Israele? E questa è la domanda chiave, perché se non rispondi a questa domanda non darai autorità a Dio, non darai autorità a Gesù Cristo, anzi lo butterai fuori dalla tua vita. E così non entrerai nel riposo, nel quale accogliere chi ti è accanto. Il riposo che è l'unico grembo dove è gestato e dove cresce l'amore vero, l'amore libero. Perché è il grembo dove muore l'uomo vecchio e nasce l'uomo nuovo, l'uomo che si appoggia a Dio. La parola autorità, exousia in greco, deriva dall'altro termine, exestin, ciò che è libero. E significa libertà incondizionata di agire. Ecco, vedete, la autorità è legata alla libertà. Se tu dai libertà a Dio di agire incondizionatamente, cioè senza che tu ponga condizioni, come un cadavere, morendo, l'uomo vecchio muore come un cadavere. Se tu dai questa libertà, entrerai nel riposo, entrerai nella libertà, perché Cristo ti farà libero della sua stessa libertà, libertà di amare. Perché tutto lo fa per amore Gesù, no? Dio tutto lo fa per amore. Allora se riduce in cadavere la tua vita vecchia, la tua vita incapace di amare, incapace di obbedire, di entrare nel riposo, se questo diventa un cadavere, allora risorgerai con Lui a vita nuova e amerai nella stessa libertà, cioè agirai con libertà nella vita degli altri. Come? Amandoli, fratelli, consegnando la nostra vita, amando senza condizioni, con una libertà incondizionata di amare. Allora, se diamo libertà incondizionata a Dio di compiere la sua opera in noi, arriveremo al vero riposo, perché coincide con la libertà incondizionata di amare, la libertà che ama perché è amata. Ama il nemico, ama chi gli fa del male, ama in ogni situazione,
Ma perché tutto questo avvenga abbiamo bisogno della Chiesa. Il corpo stesso di Cristo risuscitato che si fa carne nella comunità. Dove sperimentare giorno dopo giorno che Dio ci ama. Abbiamo bisogno di una comunità cristiana dove ascoltare la parola, dove sperimentare la meraviglia che è il battesimo di Giovanni, che è Dio che porta avanti la nostra vita. Essere immersi in questo cammino di conversione, in questo battesimo, sommergere l'uomo vecchio, i suoi desideri, i suoi schemi, in quest'acqua rigeneratrice che è la misericordia, ma noi abbiamo di più. Abbiamo il battesimo di Cristo, il battesimo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, nella Trinità, il battesimo che ci fa figli di Dio, il battesimo che distrugge il veleno della morte, il veleno del peccato, il veleno del demonio, che toglie autorità a Dio, che ci fa Dio di noi stessi per rinascere uomini umili che obbediscono come cadaveri, che consegnano se stessi completamente a Dio, e consegnando se stessi a Dio consegnano se stessi al marito, alla moglie, ai figli, ai genitori, alla storia, perché in tutto vedono l'opera di Dio, l'amore di Dio, e quindi consegnano se stessi all'autorità amorevole, misericordiosa di Dio. Buon sabato.